sono le difficoltà delle aziende balneari in questo periodo e cosa si può fare a livello europeo? Ma le difficoltà sono le difficoltà di ogni azienda e oggi in generale fare un'azienda e tenerla in Italia bisogna avere il coraggio, perché viviamo in un paese in cui lo Stato invece di essere un alleato diventa un esattore, uno che ti impedisce di poter lavorare. Quindi un'impresa balneare, oltre a tutti i problemi che ha del fatto di essere impresa, ha anche il problema dell'Europa, delle concessioni, ma soprattutto oggi anche del fatto che manca una legge nazionale che possa andare a disciplinare questo problema della Bolkestein. Noi a livello europeo, come parlamentari italiani del PPE, abbiamo assunto una posizione che è la nostra posizione ufficiale. Noi vogliamo sì che dal momento che le spiagge sono di tutti si facciano le gare, ma si facciano le gare per le spiagge libere, mentre per le spiagge che sono occupate da aziende come questa, che hanno fatto investimenti, che hanno fatto sacrifici, che ci hanno messo sangue e denaro loro per creare questi flussi turistici, per queste aziende ci sia un congruo periodo di transizione che deve essere almeno di 25-30 anni. Questa è l'unica strada che noi crediamo che sia corretta per salvaguardare da una parte il fatto dell'accessibilità a tutti di un bene di tutti come la spiaggia, ma dall'altra parte ancor più di salvaguardare i posti di lavoro, perché se un domani noi facciamo chiudere queste aziende, qui ci vengono le multinazionali, ci vengono le cooperative, ci vengono quelli che azienda non sono, e se questa azienda funziona vuol dire che fa funzionare anche l'economia che le sta intorno. Quindi difendiamo i balneari italiani, le piccole aziende, proroga per le spiagge già in concessione di almeno 25-30 anni.